La Bussentina non è sicura, con le prossime piogge tornerà a franare. Il sindaco di Torrorsaia, Pietro D'Angelo, alza la voce contro l'ANAS per i lavori di messa in sicurezza realizzati recentemente lungo il tratto della strada statale 517 dopo lo smottamento che la rese impraticabile. La via era così appena dopo la frana, così è oggi dopo i lavori di ripristino. Un confronto che lascia subito intendere che il pericolo di nuovi crolli è ancora forte. Il primo cittadino, il 3 ottobre scorso, ha indirizzato ai vertici dell'ANAS una lettera con la quale descrive la situazione attuale della Bussentina nel tratto in cui sono stati eseguiti i lavori. Per rimettere in sesto la statale, scrive D'Angelo, è stato semplicemente steso un tappeto bituminoso. Invece non è stata eseguita nessuna opera di consolidamento dei tratti in frana né interventi di convogliamento delle acque pluviali. In questa situazione, conclude, è facile prevedere che con le prossime piogge si riproporranno gli scenari di dissesto verificatisi solo pochi mesi fa nel tratto in questione. Il sindaco ha chiesto all'ANAS di intervenire urgentemente con opere che eliminino in modo definitivo le cause di instabilità del piano viario e delle relative scarpate. La Bussentina è un'importante strada di collegamento non solo per Torrorsaia, ma per tutti i comuni alle spalle di Torre.